E oggi domenica, vediamo cosa cucinerà oggi la figlia dell'amore. Oggi viene mia figlia, mia sorella, e ho messo a bollire l'acqua. A proposito, scusate, ma qui mi hanno messo la grattugia davanti a Jean. Aveva il capello corto, ma comunque è sempre Jean. Vabbè, basta, se no altrimenti qua domenica dopo rimanere male. Allora, che cosa preparerò oggi? Preparerò una bella pasta fredda con mozzarella a pezzetti, e basilico, menta pure e pomodoretti a pezzetti, olive snocciolate e tonno. Ho scelto la pasta Pinella, poi fa caldo, c'è un po' d'aria condizionata, insomma ci sta bene la pasta fresca. Allora, bombolotti. Poi dopo, per secondo, cosa farò? Ho preso un pane buonissimo che ve lo faccio vedere. Allora, un pane con poca mollica, perché farò dei crostini col tartufo. Dei crostini con un altro ingrediente buonissimo che vi faccio vedere. Straccetti pugliesi. Guardate, che mozzarella. Però io... Mamma mia quanto sono lunghi, va bene, un pezzetto solo. Buonissimi. Eccoli qua, guardate che buoni. Immaginate sul crostino. Per quello voglio un po' avviziare una bella pasta fredda e questi crostini. Poi dopo vi farò vedere tutto l'insieme. Adesso andiamo a tagliare i peperoncini, i pomodori. Ed ecco qui, i pomodorini già l'ho assaggiati, buonissimi e dolci. Li faccio a pezzettini. Poi ci ho messo anche la menta, perché la menta dà un sapore estivo, fresco, come ad esempio uno fa l'acqua, la bevanda con la menta, no? Eccola qui, la menta a pezzettini. Naturalmente metto un po' di olio extravergine d'oliva, a me proprio piace tanto. Poi qualcuno che adesso costa di meno, un altro po' l'olio extravergine, un pizzico di sale per i pomodori. E vediamo un po'. Giriamo pure. Mamma mia, già che si sente un profumo estivo, fresco proprio. Ecco, questa è la pasta estiva, fresca, con un po' di menta che ci sta bene. Ecco qui il pane con poca mollica. Poi ho comprato delle lingue di pizza bianca. Guardate che a mia figlia gli piacciono tutte queste cose un po' sfiziose. E quando ognuno ha i figli poi un po' li può avviziare, poi fa caldo, dice ma non fare troppe cose, però quando viene lei piace più prosciutto, spizzicare. Ecco la pizza pure rossa, le lingue di pizza rossa, pasta fredda e crostini così, immaginate un po' che delizia. Scoliamo la pasta e poi, come vi ho detto, per non farla, perché altrimenti si scuoce ancora di più la pasta, io la sciacquo con l'acqua fredda. Pensate, si fa anche con il riso, l'insalata di riso, eh? Ecco qui. La giro con il mestolo e la cottura così si blocca e rimane al dente. Poi fate scolare bene la pasta. Ecco, quando non c'è più, mettete la pasta, che comunque, mamma mia, è pure troppa, eh? Meno male che non ho messa meno di... E la girate, ci mettete un po' di sale, un altro po' di olio. Poi comunque ognuno trova dei metodi propri. Io ad esempio quello che fanno gli altri, perché magari una cosa, c'è chi mischia il dolce col salato, e se pensate il tacchino come fanno gli americani con le prugne dentro, però poi alla fine secondo me è meglio assaggiare un po' di tutto. Poi se uno non ti piace, secondo i gusti, non lo cucini, però io sono la figlia dell'amore, per cui sono sfiziosa e mi piace fare tutto a modo mio. Poi ognuno a casa sua fa quello che gli pare. Ecco qui. Adesso voi direte, come fai a occhio il sapore, a occhio? Io pensate che è difficile che io, ecco fatto, forse un altro pizzico di sale. Ecco qui, la pasta è spettacolare. E poi dopo la sistemerò nei piatti. Voglio vedere la faccia che fa mia figlia quando vedrà questa bella pasta fredda. Guardate. Allora, prendiamo adesso un altro cucchiaio e vi dirò, e la metto adesso un po' in frigo, vi dirò il sapore com'è. Intanto l'assaggio, perché i cuochi devono assaggiare. Assaggiamo un po' di tutto, un po' di mozzarella, che ci va pure un po' di tonno, eh? Eccola qui, due chicchi. Ecco, assaggiamo. Perfetta.
Il segreto che gli uomini quando cucinano che lasciano tutto in mezzo, invece noi donne, noi che facciamo? Abbiamo usato lo scolapasta, lo sciacquiamo e lo mettiamo a posto, abbiamo usato una ciotolina, pia, rimettiamo a posto, così ci troviamo poi un po' più d'ordine. Allora, cara la mia figlioletta e mia sorellina, che vi sembra quello che vi ho cucinato con amore? Spettacolare, abbiamo fame. Ecco, la figlia dell'amore vi ha cucinato con amore. Grazie. Facciamo il brindisi, forza, A mettete, ecco, noi. a noi, a noi, a noi, a noi, a noi, eh. Buon appetito.